Buon salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come potete vedere, siamo esattamente nel punto in cui ci eravamo lasciati nello scorso gameplay. Quello che faremo oggi sarà semplice: avanzeremo nella trama e scopriremo quali peripezie il nostro Cal supererà in questo episodio. Ma direi che possiamo iniziare. Allora, vediamo un po'. Olle. Spero di fare la mia parte. Ci hai portati dal senatore. Vuole raddoppiare la mia fetta. Ho capito bene, BD? Cosa? Olle. Comodo questo rampino. Ho sbagliato le misure. Ok. Ci sono arrivato lo stesso. Ah, qua invece è al contrario. Qua devo prima andare sulla parete, poi. Olle. Comoda. Poi anche il fatto che si aggrappi in automatico, Cal, tanta roba. felice di vederti. Oh, anche gli altri. Bravo. I lavori non vanno mai secondo i piani, eh? Ah, posso risalire. Come va il nuovo arrivato? Parla molto, ma combatte bene. Ben detto. Gabs ha manomesso il panfilo. Il senatore non può chiamare aiuto, ma si è chiuso dentro. Hai provato a Dov'è? bussare? Ah, è qui sopra. Il panfilo. Che nome particolare per un tipo di navetta. Qualche segno di Cal? Batista! Batista! Ho scommesso coi gemelli che il senatore ti aveva imbalsamato. Ma no! Metto una fetta anch'io. Ehi, Cal, se crepi mi becco io la mantis. Scusa, Gabs, non spetta a me cederla. Allora, Eh qual è già. il piano? Quel panfilo è un Siena Ramsidian. Il senatore ha informazioni militari sul suo terminale qui. Forse è una possibilità contro l'impero. La cabina, però, ha delle porte anti-blaster. Neanche i gemelli possono aprirle. Noi come entriamo? Voi fate scendere il panfilo. Io farò una delle mie magie. Insieme al mio assistente. Prendo il nostro mezzo. Torno in un attimo. Ma andiamo. non vorrei essere pignolo, ma nei film le porte anti-blaster non bloccano le spade laser, quindi Cal potrebbe sfondarla, tecnicamente. Dall'altra parte. Cosa Ok. devo fare? Hai un jetpack? Usalo. Sì, dalla medaglia. Ok. Grazie, gemelli. Occhi aperti. Olle. Sarà perché siete ancora ricercati. Sì, Un po' di certo. sezioni platform Andiamo ad che attaccare briga con gentaglia del non mancano mai. Come sta andando? Sto ammirando il panorama. Cosa devo cercare? Olè. Due supporti stretti intorno al panfilo. Non sarà facile levarli. Non per una leva Jedi. Lascia fare a me. Olè. Ehi, Cal. Ho provato a spostare quei supporti, ma sì, Gabs mi aveva avvertito. Bene. Ma scusa, mi posso staccare? Faccio prima. Questi? Olè. Gabs, il primo supporto è andato. Puoi dire ai gemelli di calare il panfilo? Procedo. Ah sì, che c'è la grata lì sotto. Tocca a voi. Aspetta, c'è uno scarico industriale che può farti arrosto. Lo manometto. Fatto. Boh, perfetto. Attento, è un bel salto. Sto sempre attento. Come no, è carina, ti ho salvato. Mi devi una nave. Quella lì ce l'ha con la nave. Olè. Per la cronaca te l'ho già lettata io. Ben fatto, eroe. Salta su, ti diamo un passaggio. Olè. Ci sono, Gabs. Gemelli, il panfilo è tutto vostro. Salta su, Cal, bravissimo. Bene, ora mi vedrete all'opera con il mio adorabile assistente. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Mi sa che ci sarà un filmato perché mi fa camminare, non mi fa nemmeno correre. Non avvicinatevi! Vi avverto!
Qui dentro c'è un'intera squadra! Eh già. Porto anti-blaster, ma non anti-forza. So che avevamo un conto in sospeso. Dacci il codice del tuo terminale. Impossibile! Mi giustizieranno! Forse posso fargli cambiare idea. In che modo? Cos'è? Premi quadrato per confondere. Che figo! Finalmente anche Cal usa la forza alla Obi-Wan. Questi non sono i droidi che state cercando. Fiducia, facciamo. Fidati di noi. Qui siamo tutti amici. Sbloccalo. Qui siamo tutti amici. Io posso fidarmi. Sbloccherò il terminale. Perché questa cosa mi fa estremamente ridere? Non va bene. E adesso che è finito, levati. Se si muove, sparagli. Oh, con piacere. Va bene, BD. Vediamo cosa abbiamo. Sono ovunque. Non proprio quello che speravamo. Anni di scontri, ma non siamo riusciti a rallentarli. Cosa ti aspettavi? Avete perso! La Repubblica è morta! È stata uccisa dai politici come te! Secondo te volevo che Utapau si unisse all'impero? I compromessi che ho fatto hanno creato un futuro per la mia gente! Sono stato su Utapau. Lì il tuo nome è un insulto. Almeno sono vivi! Perché combattere se non puoi vincere? La resa è amara all'inizio, Cal, ma si addolcisce col tempo. Liberami e troveremo un accordo. Mi dicono che dai pallini rossi l'impero abbia un po' di pianeti, proprio un po'. No, senatore. Un giorno i tuoi figli vedranno questa. E sapranno che i Jedi hanno sempre combattuto per loro. Che ingenuità deludente. Ehi, i gemelli sono affamati. Andiamo prima che l'incidente su Carida si ripeta. Che mi dici di lui? Viene con noi. Sì, sarà il loro spuntino. Ecco. Perché secondo me portarcelo dietro sarà solo esclusivamente un danno. Comunque, siamo in una galassia lontano lontano, in un futuro alternativo, ma i macchinari sembrano di 200 anni fa. Quei tastoni giganteschi, luminosi. Sei fortunato, senatore. Hai un appuntamento con Saw Gerrera. Mi ucciderà. Oh, non è detto. Dipende se collaborerai oppure no. Allora, piace, abbiamo tutto? A voi, senatori, sì. No? La chissà cosa hai in mente per noi, Saw. Prima finiamo questa missione. L'avevamo incontrato nello scorso capitolo su Kashyyyk, se non mi ricordo male. E adesso ci attaccano, dai, su, è scontato. Ho cambiato idea, dovremmo sempre colpire l'impero. Dove sono le navette? Già, è bello fare la differenza. No, sono pieni di crediti, ricchi sfondati. In confronto gli Hutt sono poveri. Scommetto che il senatore ha dei crediti nascosti nel... Era palesemente ovvio quello che stava per succedere. Ecco le navette, giusto appunto. Perché ci hai messo tanto? Mentre rincorrevi delle ombre, io stavo... Chi è che c'ha la spada così? Cioè, ce l'avevano sia Trill che la nonna sorella, ma l'abbiamo uccisa entrambi. Perché è ancora viva? Ma non gli avevamo tagliato tipo un braccio e l'avevamo scaraventata di sotto dall'albero di Kashyyyk, che era alto chilometri? È ancora viva. Kestis! Aprite il fuoco! E com'è possibile? Sbagliatevi! Al riparo! Dank Farrick, un inquisitore! Vabbè, li ha uccisi entrambi. Attento!
Ok, direi che è morta, dato che gli ha dato un colpo sulla schiena. Appunto. L'ha passata la parte a parte da dietro, direi che non è viva per niente, Cal. Oh, si sta arrabbiando. Cal, dobbiamo andare! Cal, vieni qui! Cal, dove vai? Torna indietro, Cal! Cal, te le cerchie, però. Ok. Ti saresti dovuto tipo rompere... Cos'è? Carne macinata, tipo? Spero di no. Oppure sì. Devo raggiungere la Mantis. Ole. Gabs, i gemelli. Piangeremo dopo. Ora muoviamoci. Non sbaglio, Cal è diventato molto meno emotivo. Ma cosa c'è? Ma robottino di merda, muori. Ci danno la caccia, amico. Maledettissima sentinella. Mi sembra un ascensore questo tipo. Oppure devo andare su. Ah, ok. Carina questa dinamica. Questa luce. Ci sarà qualche incrociatore qui in giro. Ehi, qualche incrociatore. Qualche navetta. Ole. Accesso non autorizzato. Cos'è? Ah, oh. Non puoi fuggire. Hanno messo a posto le parate contro i droidi. Muori. In quello vecchio ti sfondavano la guardia in un secondo, adesso invece vedo che... Cos'è? Dicevo, vedo che si riesce a parare abbastanza bene. È un coso? È un forziere di Steam? Un contenitore di Steam? Eh sì. Tornerà utile. Perfetto. Li hanno cambiati. Un tempo erano identici a quelli normali delle estetiche, solo che erano gialli. Erano comunque di forma cubica. Ok. Da che parte devo andare? Di qua? Direi di sì. Sì, ok, ho visto. Non l'avevo visto. Ah, è comparso, si vede quando sono sceso. O semplicemente non l'avevo visto. Salvataggio. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Olle. Ah, aspetta. Ah no, è una luce e basta. Pensavo fosse un eco o qualcosa. Ho sentito rumore di una sentinella. Vieni qua. Boh, così. Le abbiamo levate dalle scatole entrambe. Qualcosa da andare a prendere? No. E io spero che quella roba che sta girando appesa così non sia effettivamente cibo. Se no, mi spiace dirlo, ma che schifo. È questa? Da lì non si passa. Sarà una parete. Forza, che adesso non possiamo aprire. Anche perché è verde. Solitamente quelle che BD può aprire sono rosse. Oh, guarda chi ce l'ha in cima. Un inquisitore. Oddio. Ce l'ho il potere carico? Sì, ce l'ho. La tua testa alla nona sorella. Non pensare di sfuggire. Dovrai provare più duramente. No, non ce l'ho carico ancora. Ti farà male. Aia. Ma sono io o sono notevolmente più deboli? Ok, che è il primo inquisitore, cioè quello base. Cos'è? Che brutto rumore. Lì dietro secondo me c'è un mostro. Solo che non posso aprire la porta perché devo interagire con quel bagaglio in alto elettrico e non saprei come fare. Sì, sembra tipo un cibo, una carne, qualcosa. Però, cavolo.
No, non la mangerei nemmeno a pagare. E questo? Che cos'è? Sembrerebbe un eco o qualcosa del genere. Essenza della forza ottenuta. Ah, mi ha aumentato la forza. Tanta roba. Ma un tempo non bisognava ottenerne tipo 3 di quei bagagli lì? C'erano quelli della forza, quelli della salute. Ok, direi che ci passa di qua. Lo troveremo. Stiamo pronti. Ti pareva. Nemico. Qua c'è scritto. Mantieni quadrato e premi cerchio per confondere. Ok, non è molto facile farla. Non sono tuo nemico. Perché io ho i tasti modificati. Però carina come cosa, posso. Dubito che Sir si aspettasse che l'avrei usata così. Confondere gli avversari e avere degli alleati. Carina come cosa. Ci sono soldati ovunque. Cosa devo Meglio fare? Stare attenti. Olè. Batteremo insieme. Comoda questa dinamica. Sì, fai parte dell'impero. Ma la posso fare così? Cioè, continuamente basta che ho la forza per farla? No. Ok. No, cambiami la spada, ok. E mi ricordavo che serviva la spada doppia per passare quelli con la Gatling. Sono tuo alleato. Andrà tutto bene. Sì. Andiamo. Qualcun altro? No. Perfetto, devo andare di lì però. Fammi un attimo vedere qua sopra. Ah, ma se rimanevo attaccato potevo arrivare fino qui in fondo e bypassare tutti i nemici, quindi ne potevo, diciamo, abbattere prima e soprattutto potevo eliminare il tipo con la Gatling in maniera più semplice. Ma se lo sapevo tiravo dritto. Olle. Vai Cal. Allora, oh, siamo arrivati a un punto di salvataggio, perfetto. Perché secondo me dovremmo fare una boss fight, a meno che la nonna sorella dovremmo batterla prima o poi e eliminarla definitivamente. Quindi, ecco, giusto appunto. Guarda che c'avevi una sentinella a destra, è appunto. È lei che vogliono. Eccomi qua. Ok. Ma devo farlo io o lo fai tu? Ah, ok, no. Come non detto. Sono vivi. Che spiaccicata. Cal! Finalmente. Serve un passaggio? Ho parlato troppo presto. Io penso all'inquisitore. Voi copritemi. D'accordo. Dalla anche a me il jetpack, così posso volare anch'io via. Dobbiamo toglierla di mezzo. Olè. In realtà facevi meno fatica a piantargli la spada laser nel petto da quella distanza. Aia Cal, che male. Vabbè, ok.
Jedi o meno, sei comunque un essere umano, come fai a essere vivo dopo quella caduta? Mi sa che mi dicono boss fight. Kestis! Vieni subito qui! No. No. Non sai quanto ho aspettato questo giorno! Stai al tuo posto! Devo essere sincero, mi sono lamentato delle schivate, ma le hanno migliorate notevolmente. Comunque. No! Beh, me lo sono cercato. Ok. Cambia. Notevole, ma dentro di te soffri molto, Kestis. Lo percepisco. Il tuo senso di colpa per quegli sciocchi che hai lasciato morire ti rende tanto, tanto prevedibile. Quando la mia spada laser sarà dentro di te, soffrirai anche tu in maniera molto evidente. Cosa sta facendo? Non farmi aspettare! Aia! Cos'era questo attacco? Attenzione! Ah, non so, mi ha fatto tre attacchi! Ti schiaccerò una volta per tutte! No! Va bene. Amico! No, cosa? La posso confondere lei? No. Quanta rabbia, cara! Devo. Davvero? Spostarmi di più. No. Divertiamoci. Quando fa così non posso farci nulla. Non respingermi! Lancia! Ok. Spero sia finita. Ha diviso le spade. Cos'è? Ah, un nuovo stile di combattimento? Con le doppie armi, così? Figo! Vai la tua mossa, Cassie! Sì, ok. Quanto è veloce questo stile? Quanta pressione fai? Vabbè. Prevedo le tue mosse. Allora, qua c'è scritto con le due spade per parare automaticamente. Oddio, cos'è successo? Che figo. Cioè, è una parata della forza, tipo. Eri un cavaliere Jedi prima di tradire il nostro ordine. Cioè, ha il petto squarciato. Come fa a essere ancora in piedi? Il tuo nome era Masana Tain. Cos'è, la stai devastando psicologicamente? Aia. Ah, gli ha tagliato la testa. Adesso non sopravvive sicuro. Sì.
Nel terzo capitolo la rincontriamo, ma la testa è fatta a robot. Ok, quindi posso... Sì, tolgo la spada doppia e mi metto le due spade divise e la spada singola. Perfetto. Allora, dove dobbiamo andare? Vediamo un po' dove dobbiamo spostarci. Penso dovremmo andare... Ah, qua, ok, perfetto. C'è il solito passaggino. Cos'è questo rumore? No, povero! Come ha fatto a piantarsi lì, così al contrario? Salvataggio! Ho aumentato la forza massima di Cal, che non si sa mai, dato che ho visto che in questo gioco, secondo me, ci saranno molte, ma molte più abilità legate... Dove vai? Ah, alla forza, e quindi la utilizzeremo molto più spesso. Olle. Hanno... Bravo, siete lì. Hanno mantenuto la cosa che quando vai sull'ascensore diventa ossa. Altrimenti... Allora, vediamo un po'. Sbaglio o c'eravamo noi sul cartello? Eh sì. No! È troppo veloce! Devo solo concentrarmi! Mi ha fatto un attacco imparabile! Un altro? Facciamo così, Che giro con le due spade. E quindi... Oh no! Devo fare... la super mega ipercorsa. Olle. No! Perché non c'è arrivato? Gioco! Su, sveglia! Olle. Olle. No! Sono andato! Ok. No, c'è l'inquisitore. Ci sto lavorando. Ah, immune. Ah, non mi ha fatto la parata. Devo provare a fare quello che ho fatto prima. Non posso fallire. Invece. Dai, 2 HP. Aiuto! Muori! Quanto li odio. Devo stare più attento. Devo andare di qua? Forse? No, direi di no. Allora, no, secondo me sì. Devo saltare semplicemente così? Ok. Pensavo mi dasse un tasto per arrampicarmi, invece no. Olle. Ok. Devo saltare di là. Perfetto. L'hangar è vicino. Ok. Di qua? No. Qui. Ah, ok. Non avevo visto il segnalino. Eccoli. Voi due siete vivi, grazie a questo pazzo figlio di un Gandark. Sei ferito. Me la caverò. Che fine ha fatto l'Inquisitore? Morto.
Ma Gabs e i gemelli, io dovevo... Conoscevano i possibili rischi. Saliamo e trasmettiamo le informazioni a Saw Gerrera. Così onoriamo i caduti. Eh già. Hai ragione. Sì, BD, chiama le navi. Quanta gente. E quella in fondo era la Mantis. Non è l'accoglienza che mi aspettavo. Bravo. Sei in posizione? Affermativo. Bene. Io attiro il fuoco. Colpisci quando sono distratti. È ora di vendicarsi. Ma cos'è? Tu un cecchino, tipo? Vede, rottamatore. Da quell'arma che c'hai in mano sembrerebbe di sì. Olle. Un'altra di quelle porte lì che si apre con quel marchingegno là in alto, perché ricordate che il marchingegno non si muove. Allora vado in posizione, ti copro io. Oh, meno male. Oh cavolo, che colpo, nemici vicino a noi. Convertiamo uno. Sono con te, cavolo. Allora, ho visto adesso il laser del cecchino. Convertiamolo in un altro. Muori. Ma se converto il tipo con la Gatling? Ah, non posso. È troppo facile. Non è giusto. Io volevo convertire il tipo con la Gatling. Ok che è un'unità speciale, però non è giusto. È comodo comunque questo potere qui. Ok, chi manca? Un inquisitore. Ma se lo faccio venire verso di me, poi faccio così. Tripla. Questa era veramente stupida come cosa. Era ovvio fare così, dai. Era troppo scontato. Oh, la Mantis. Quanto tempo. È passato un intero gioco. Devo parlare con loro? Direi di sì. Z95. Bene. Quello è tutto tuo, Bud. Prevedevo un'uscita rocambolesca. Allora ci vediamo lassù. Solo due navi? Pronto. Oh, niente male come primo appuntamento, ma non sono stato pagato. Un localizzatore. L'altro ce l'ho sulla Mantis. Quando è tutto tranquillo, vieni a cercarmi. Perché secondo me lui lo vedremo più spesso? Hai visto i dati? C'è ancora molto da fare. Non è andata male, BD? Bod. Che la forza sia con te. Lui sì, come no. Sai combattere, Cal. Vediamo se sai pilotare. Lui è un po' come Han Solo. Non gli viene frega particolarmente della forza. Lo paghi e via. Non è proprio la cosa che gli interessa più di tutte. Come andiamo, BD? Ah. In ogni caso, dovrà aspettare finché non saremo al sicuro. E si parte. Io mi sono sempre chiesto come sia possibile pilotare questa nave che c'ha quel bagaglio altissimo sopra, tipo timone, quell'ala che ha sopra che gira. Niente traffico, il portale. Belle le loro navi, sembrano una versione semplificata delle ali X. Dobbiamo rischiare, ci siamo trattenuti fin troppo. Il tizio che lavora sul baratro, guarda, no, non lo farei mai. Abbiamo compagnia. Oh, i cacciatai. Al mio segnale frena e siamo dietro. Ricevuto, bravo.
sono io o il cecchino secondo me muore. È la classica situazione da rimane solo il personaggio che ha avuto più impatto. Questo qua mi sembra tanto una comparsa. A meno che ne avete ammazzate tre, ne sono arrivate sei. Ne attiro un po'. Grazie, Ponta. Buona fortuna. Anche a te, alla prossima. Se le ammazzate tutte sei ne arrivano nove. Olle. Non mi semino. Resisti. Come fai a entrarci? Ah, ha girato la nave. Olle. Bella mossa. L'ho imparata da te. Ecco l'uscita. Come fa a stare lì dentro a quella nave? Com'è possibile? Siamo in trappola. Vabbè. Addio. Che sfiga. Olè. Bene, Cal, ti sei salvato. Anche se la nave si è danneggiata perché dei pezzi del caccia di quello che avevi davanti ci sono piantati. Abbiamo incassato qualche colpo. Già. Puoi avviare una diagnostica mentre trasmetto i dati? Perché secondo me quei danni diventeranno troppo elevati e ti andrai a schiantare da qualche parte? Così a occhio. Ma soprattutto, che fine hanno fatto i membri dell'equipaggio che avevamo prima? Sono morti? Fatto. Sono rimasti da qualche parte? Boh, adesso lo vedremo. Ihi, che cosa brutta la foto così. Secondo me sono morti. Ce l'abbiamo fatta. A meno che. Spero che ci facciano sapere di più. State girando un loro film. Oh, beh. Aspetta, fammi fare bella figura, ok? Hai preso il mio lato migliore. Giù le zampe dal mio tavolo, ragazzo. Beh, è come speravamo. Questo libro è una copia dall'archivio Jedi. Fantastico, Sir. Peccato non aver impedito all'impero di prendersi il resto. Pazienza. La guerra sarà ancora lunga. E non basteremo noi. La galassia è grande, droide. E io ne ho vista solo una piccola parte. Ma un giorno ritornerò su Dathomir e racconterò alle mie sorelle assopite ciò che ho imparato. Tu non sei invitato. Povero. Sai, non mi capita spesso di riesumare una vecchia ricetta di famiglia. Beh, che ne pensi? Marin. È buono. Ci vorrebbe un po' di sale. Troppo sale fa male alla salute. È una bontà, Gris. Ecco. Pagherei dei crediti per questo. Ah, sì? Ehi, non sarò certo io a fermarti, Cal. Ehi, anche voi sentite odore di bruciato? Oh! Secondo me ci hanno lasciato tantissimo le penne. Il giroscopio è in avaria. Quello ci serve. Qualche porto vicino che non riscuoterebbe la nostra taglia? Certo. Dovrei scegliere un pianeta particolare. Allora è lì che ti sei stabilito. Nel bel mezzo del nulla.
Perfetto per far perdere le tracce. Se qualcuno sa come riparare la Mantis, quello è Gris Drytus. Ah, no, ok. Pensi che ce la faremo? Saranno ancora vivi, si sono semplicemente divisi. Perfetto, dovrebbe Dovremmo esserci a posto prima di andare da Gris. Se non mi Sai ricordo male, sul disordine. Qui dietro il punto di salvataggio, come c'era nel vecchio gioco? No, direi di no, però c'è come al solito il banco da lavoro. Non so se ci posso interagire, direi di no. Perché la telecamera si è avvicinata così tanto. Cosa c'è scritto? Al sicuro la Mantis, ok. Tutte le varie cose. Cosa c'è qui sopra? Ok. Cos'è? Assemblaggio. Ah, è un'estetica. Ah, il kit per andare a modificare tutto. Quanta roba c'era. Riportiamo questa cosa al banco da lavoro. Infatti mi sembrava strano. Ecco perché si avvicinava la telecamera, quindi quando arrivavo qui. Proviamo. Questo è il banco da lavoro. Come l'hanno complicata. Figo però. Cioè adesso posso fare tutte le varie parti. Ogni pezzo. Cavolo. Vabbè, ovviamente all'inizio si hanno delle parti di base. Però è figo così. E poi te le fanno vedere subito. Quindi uno può decidere se cambiarle o meno. Tanta roba. Questo cos'è? Ah, il metallo, ok. E il laser invece. Ah, le posso cambiare tutte fin da subito. Così, proprio a muso duro. Carina come cosa. Adesso teniamola blu. Poi nel caso la cambieremo. Così dovrebbe andare. Diciamo che è una... Andiamo parte. Oh, ecco, esattamente quello che dicevo. Anche perché direi che per oggi possiamo chiuderla qui, perché non vorrei che il video duri troppo. Quindi, detto questo, qui, dal maestro Obi-Wan per Obi, è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.